Buongiorno, sono il signor Albano, Gino, lui è mio fratello, siamo i proprietari dell'azienda agricola Fratelli Albano, che è nata nel 1968, che comprò nostro padre. Era un'azienda di 11 ettari, di cui ad oggi sono all'incirca 70 ettari di frutteti. Siamo sotto il comune di Roncofreddo, Sorrivoli, in precisione paese. La nostra coltura iniziale sono le fragole, di cui dopo ci sono le ciliegie, le albicocche, le nettarine, le pesche. Inizialmente lavoravamo in campagna. Piano piano abbiamo capito che la gente apprezzava il nostro prodotto e abbiamo investito. Questa è sempre stata un'azienda a gestione familiare, di cui adesso lavoriamo qui io, lui che è mio fratello, mia moglie e i nostri due figli. Sono Pietro Albano e sono l'altro 50% della società, diciamo. E niente, io mi occupo della lavorazione e commercializzazione, seguo il magazzino, seguo la produzione, lo stoccaggio, un po' tutto quanto. È una parte molto delicata anche questa, perché dobbiamo comunque sempre tenere come obiettivo la qualità, il livello di qualità sempre molto alto, che finora è quello, come diceva mio fratello, che ci ha dato soddisfazione, con chiamate dal consumatore finale direttamente in magazzino, telefonicamente, dove ci hanno comunque elogiato il nostro prodotto. Sono Mattia Albano, il figlio di Gino, e studio agraria per portare avanti più la parte della campagna delle aziende. Cerchiamo di trovare nuove varietà con un livello produttivo alto per soddisfare la qualità e il desiderio della gente quando li va a comprare. Sono Nicolas Albano, il figlio di Piero. Un obiettivo per il futuro è appunto anche quello di investire su una tracciabilità, come stiamo già facendo, ad esempio in gestionali che possano essere in grado di dirci direttamente chi è il fornitore di un determinato frutto, in modo da capire come viene lavorato, a chi andrà, a chi sarà destinato, in modo che anche il consumatore finale sappia tutte le caratteristiche del prodotto che acquista. Noi nella nostra azienda, 70 ettari, facciamo molte prove, lavoriamo con molte aziende. Ultimamente, negli ultimi 4-5 anni, abbiamo conosciuto Timac, di cui Collini Marcello, che è il referente della nostra zona. L'ho messa alla prova più di una volta e abbiamo avuto degli ottimi risultati e buone soddisfazioni sia sul concime fogliare, sul concime fertirrigazione, sui granulari, e fino ad oggi siamo molto contenti.